è voluto un periodo di emergenza per far capire l'importanza della mobilizzazione delle merci e il ruolo fondamentale del trasporto. È grazie al sacrificio degli operatori che abbiamo continuato a operare con disagi, anche in situazioni poco remunerative verso il cittadino. Abbiamo consegnato gli ospedali, ai supermercati e in questo modo il servizio al cittadino ha continuato senza una sbavatura. L'emergenza sanitaria ha reso croniche dei problemi vecchi che avevamo, tipo i tempi di pagamento che si sono allungati, una burocrazia lenta e farraginosa, i costi del personale che si sono elevati e poi da parte del governo che non sappiamo ancora sulle deduzioni forfettarie per piccole portate, è una cosa principale per i nostri artigiani, e i costi fissi che sono aumentati. In questo momento la nostra associazione ci è stata vicina, ci ha dato delle consulenze gratuite, è intervenuta presso il Ministero per dare delle proroghe sui titoli autorizzativi. La nostra categoria ha notato un aiuto proprio fondamentale dell'associazione. Le nostre imprese sono state aiutate e informate per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, per l'accesso al credito e per le misure fiscali che vanno a favore delle nostre aziende. Siamo molto preoccupati per il settore del trasporto persone, che interviene sul turismo e sul trasporto scolastico, che sono in un'emergenza molto ma molto grave. Questo è il momento di fare squadra per le nostre imprese associate, siano aiutate per il futuro. Perché ciò avvenga abbiamo bisogno di una forte voce, quella della nostra associazione.